Ciao amici, bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. Prima di cominciare come al solito, ricordati di iscriverti al canale e cliccare sulla campanellina delle notifiche in modo tale da non perdere nessuno dei miei video. Detto questo, cominciamo. Questa foto è stata scattata su un braciere durante una festa di famiglia. La cosa strana è che sulla foto rimane impresso quello che sembra essere un volto umano che compare sui carboni ardenti. Non so se potrebbe essere un caso di pareidolia, anche se dalle immagini sembra essere realmente un volto umano. Voi cosa ne pensate? Questo video è stato ripreso in un centro commerciale di notte da un vigilante. Il vigilante ha raccontato che più volte di notte l'allarme sarebbe scattato all'improvviso, come se qualcuno fosse entrato dentro per rubare. Ma una volta entrato, il vigilante non ha mai trovato nulla di strano. Una notte, durante il solito turno di ispezione da parte del vigilante, l'allarme incomincia a suonare nel supermercato. L'uomo si reca sul posto. L'allarme continua ad aumentare, come se qualcuno di invisibile stesse entrando e uscendo in continuazione dal supermercato. Il video è davvero incredibile, ma andiamo a guardare il filmato. Hostia, oh, esto suena solo y encima estoy aquí al lado. Hostia, oh, esto suena solo y encima estoy aquí al lado. Questo video è stato ripreso durante la festa di compleanno di questo ragazzo. Mentre il ragazzo si accinge a spegnere le candele, la telecamera cattura una strana ombra oscura proprio alle spalle del giovane. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. Questo video è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata in una fabbrica di tortilleria. Il filmato mostra questa donna mentre lavora, quando ad un certo punto un suo collega passa lì vicino portando in mano un secchio. Sembra che qualcosa di invisibile sposti una cassetta sotto i piedi dell'uomo, facendolo cadere a terra. Potrebbe sembrare un banale incidente, ma state bene attenti a cosa succede dopo che la donna va ad aiutare l'uomo. Il video seguente è stato ripreso da un uomo di nome Alexis Torres. L'uomo racconta di aver avvistato una strana luce rossa in cielo. Non sapendo cosa fosse, comincia a riprenderla col suo smartphone, quando ad un certo punto la luce comincia a muoversi, scomparendo in mezzo ad alcuni alberi.
Il video seguente è stato ripreso da una telecamera di sicurezza installata al di fuori di una casa. Il video mostra un gatto che appare all'improvviso come un fantasma per poi scomparire. Il filmato è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il documento. L'ultimo filmato è stato ripreso in una università dove un giovane studente si ritrova davanti a un evento paranormale davvero impressionante e terrificante. Il ragazzo incomincia a sentire il pianto di un bambino. Tutto ciò lo terrorizza a morte. Il video è davvero impressionante, ma andiamo a guardare il filmato. E anche oggi siamo arrivati al termine, ragazzi. Il video finisce qui. Non dimenticatevi di scrivermi nei commenti il vostro parere su questi filmati. Io vi saluto e, come al solito, ci rivediamo alla prossima. Ciao!